partecipazione con Lega Pronto, il sacco frigo che non teme confronto. Un cordiale saluto a tutti dalla Campagna Veneta, qui siamo a Silea in provincia di Treviso ed oggi parliamo con Lino Zambon soprattutto di api. Non è una bella stagione questa per le api, no? Non ci fanno tanto mire. Quest'anno diciamo che è stato un anno sfavorevole perché ha piovuto troppo, i fiori non sono sviluppati come si doveva sviluppare. Però diciamo da un'altra parte abbiamo avuto raccolti perché grano, soia. Vediamo un po' da vicino questo piccolo apiario. Sì, e ho portato qua perché questa è la casa dove sono nato, allora così anche per rispetto e per onorare i miei avi, mio nonno e mio papà. Lei è uno storico apicoltore. Beh, storico è un po' troppo, diciamo. Non è più ragazzino. Beh, ho 76 anni compiuti e quindi mi do da fare e vedo che insomma in salute. Quanti anni lei alleva api? Da sempre, praticamente, perché da bambino fino a 18-20 anni non potevo far niente. Ho fatto una reazione, una controreazione, ho detto adesso voglio fare io l'apicoltore come dico io. Il sommario di questa puntata dedicata appunto alle api, ma soprattutto vi parleremo di una cosa che neanch'io conoscevo finora, cioè di apiterapia. Curarsi con punture delle api, una cortisone naturale. Abbiamo visto regalare mele nel Padovano e nel Polesine, ne sono state anche distrutte, è un momento nero per l'ortofrutta italiana e del nord-est in particolare. Ha fatto una bella figura alla fiera Macafrutta di Cesena, l'ortofrutta di qualità veneta, che si è presentata nel segno della biodiversità. Altro fatto importante, la coesione e la sinergia di alcuni importanti consorzi di tutela di prodotti IGP e DOP. Il Veneto si conferma il primo paese europeo per prodotti IGP, DOP e STG, tutte sigle europee che tutelano e valorizzano i prodotti della terra. Il Veneto si trova in ottima posizione. La storia agricola del mais, secondo alcuni documenti, sarebbe cominciata soprattutto nel Polesine, dove a metà 500 è arrivata la mirabile e famosa semenza detta mais nelle Indie occidentali. Ne è venuta già in Italia di colore bianco e rosso e sopra il Polesine di Roigo e di Villabona, oggi Villa d'Adige, seminano i campi intieri di ambedue i colori. E noi torniamo con le nostre api in questo posto assolutamente antico, diverso, rimasto come 50 anni fa. Sì, qui diciamo cambia tutto, però abbiamo tenuto la campagna. Qui abbiamo l'etamaio. Sì, classico, corte. Il barco con tutti gli attrezzi, il ricovero attrezzi. Qua le stalle dei maiali? No, le stalle sono quelle, diciamo, che e sono... Qui, cosa c'era qua? Il ricovero attrezzi. E vediamo quindi le nostre api, no? Che è simbolo di una natura perenne, no? Bella, sì. Amica dell'uomo. Voi dovete capire, no, che un piccolo apiario, queste sono sei, impollino come 3.000 ettari di terreno. Fate il conto, non so se avete un'idea. 5, 6 casette, 2, 4, 6 casette, impollino quanti ettari di... 3.000 ettari di terreno. Significa un paese intero. Anche di più un paese intero. Sì. Ecco, quest'anno le api hanno un po' tradito. Si parla di una produzione di miele dimezzata rispetto alla media annuale. Sì, però dipende, perché ho trovato apicoltori in giro per la provincia che mi hanno detto abbiamo dovuto alimentare le api anche d'estate. Addirittura. Un disastro, sì. Ho trovato invece persone che mi hanno detto no, io nel mio piccolo
come l'esempio mio, abbiamo fatto un raccolto discretamente, diciamo, non i raccolti che si facevano negli altri anni, perché per la caccia ha piovuto due volte, la caccia dura 8-10 giorni e proprio è capitato due piogge in mezzo, quindi il fiore non emana quel nettare sufficiente per le api. Tino Somon, ci fermiamo un attimo per le notizie dedicate all'agricoltura veneta. I prodotti tipici del Veneto, riconosciuti con i marchi europei GP e DOP, saranno in vetrina a Castelfranco Veneto domenica 12 ottobre. È un'iniziativa della Regione di Veneto Agricoltura. Ricco il programma della manifestazione, a partire dal convegno che si terrà sabato 11 ottobre nell'Istituto Alberghiero sul tema «Le denominazioni di origine e la conquista del mercato», inizio 9.30. L'ingresso al Festival delle DOP è gratuito. L'Italia è ben in testa nella classifica europea delle produzioni certificate con 264 marchi DOP e IGP. Il Veneto è tra le regioni meglio rappresentate. I prodotti italiani certificati hanno un fatturato al consumo che si avvicina ai 13 miliardi di euro all'anno, di cui il 35% è rappresentato dall'export. Il mais nella storia agricola, cominciando dal Polesine. A questo tema, a Badia Polesine, è stato dedicato un convegno in occasione della festa della polenta. Sono stati messi in risalto aspetti storici e attualità del cereale. La coltivazione del mais sarebbe partita proprio da Villa Bona, ora Villa d'Adige, a cominciare dal 1554. Secondo lo storico e geografo trevigiano Gian Battista Ramusio, la mirabile e famosa semenza, detta mais nelle Indie occidentali, ne è venuta già in Italia di colore bianco e rosso e sopra il Polesine di Roigo e Villa Bona seminano i campi intieri di ambedui i colori. Per l'alta produttività il mais venne usato presto sia come alimento per il bestiame che come cibo per i ceti popolari. Lo storico francese Fernand Braudel definì la polenta pianta di civiltà perché ha concorso in maniera determinante a risolvere i problemi di sopravvivenza sia della specie umana che di quell'animale, salvandole dalla fame conseguente alle penurie e alle catastrofi naturali. Il Consorzio di tutela del radicchio di Chioggia IGP, indicazione geografica protetta, ha in programma una gara gastronomica per i ristoranti. Incentrata sul suo radicchio, si svolgerà da questo mese fino a gennaio. I ristoranti che aderiscono all'iniziativa si impegnano in questo periodo ad avere nel proprio menù il piatto con radicchio di Chioggia certificato IGP e a proporlo ai commensali. Siamo sempre a Silè, un vecchio casolare, con Lino Zambon, che è uno storico apicoltore. Ecco, quest'anno le api hanno un po' lavorato meno per il maltempo, ma anche perché tante api sono state decimate dai pesticidi. È tornato per gli apicoltori l'incubo pesticidi. Sì, questo è un problema, diciamo, che dovrà far riflettere i nostri amministratori, perché i pesticidi non possiamo andare avanti così. Diciamo, perché lasciamo un territorio, anche i nostri eredi, diciamo, lasciamo un territorio impestato, avvelenato. Voi vedete che le terre diventano sempre più compattate, non c'è più, diciamo, quel concime organico che una volta avevamo. Senti Lino, qui per terra ho visto qualche ape morta, perché? Cosa è accaduto? Sono api che muoiono, diciamo, per vecchiaia, perché dopo i 40-50 giorni naturalmente hanno faticato, hanno visitato tanti... Ma vengono morire fuori queste api? Ma muoiono anche dentro nell'alveare. Se per disgrazia un'ape muore dentro perché è arrivata stanca, non ce la fa più, muore dentro, ci sono subito due api che provvedono a portarla il più lontano possibile dall'alveare, perché loro devono difendere, diciamo, la casta, diciamo, la vita delle api, che dentro c'è il massimo della pulizia e dell'organizzazione. Veramente curioso questo episodio, queste api che portano la loro sorella fuori nel loro cimitero, che è la terra. Certo, certo, sono molto solidali. Noi dobbiamo come società imparare tanto dalle api, perché le api sono economiche, sono altruiste, sono generose e hanno tante belle virtù, diciamo, perché se noi impariamo qualcosa dalle api, la società cambia. Cambia. Continuiamo a parlare dopo, ci fermiamo per la pubblicità e poi per un servizio sulla crisi dell'ortofrutta italiana e del nord-est del Veneto.